Lauro De Bosis. Lauro De Bosis was a poet, an anti-fascist. Who cultivated the dream. Di volare sopra Roma. Flying over Rome to make a brave, heroic deed of militant anti-fascism. Di antifascismo militante. He arrived in a small plane. Mai violato. In a sky never violated before. E di bombardarlo. To bomb Rome peacefully with 400,000 leaflets. 400,000 poi realmente volantini. It's inviting the population to rebel against fascism. Pilot Lauro De Bosis aims decisively at Palazzo Venezia, the Mussolini's palace. Sede del Duce! Lascia cadere! Bosis dropped thousands and thousands of leaflets with phrases against fascism. Contro il fascismo, contro il Duce! Mussolini himself went out onto the balcony, his anger mounted. It's a historical novel, but there is a certain tradition that tells of the anger of Mussolini, who was in Palazzo Venezia when he saw this unusual snowfall of flyers, and the phone call made from Palazzo Venezia to Ciampino Airport looking for the military planes has remained recorded. But Lauro had deliberately chosen the time of sunset because the planes didn't fly at night. There was no instrument flight, there was visual flight. Mussolini in persona. Mussolini himself, during a cabinet meeting, he leaned out of the balcony and managed to grab one of the anti-fascist leaflets. He read it and reread it. His anger grew. He ran to the desk with a red face. He picked up the phone, asked for Balbo. But nothing, no answer. Then, in the throes of hysterics, he called himself the military commander. But at that time, on Saturday evening, the receptionist didn't find anyone. Angry Mussolini tried to get through Ciampino Airport directly. Let the military planes take off. Caccia! More than half an hour after the anti-fascist leaflets were dropped, four biplanes took off. Of the small pirate plane, no trace. Nessuna traccia. Volare sulla capitale. Flying over the Italian capital had enormous symbolic meaning.
Rome, October 3rd, 1931, with his small airplane, Lauro de Bosis, man of letters, poet and translator, not even 30 years of age, with little flight experience, arrived in the capital at 8 p.m. He had left Marseille around 3 p.m. He mocked the fascist air force. He mocked the modernist rhetoric. Just as fascism, having left behind the Matteotti murder, was starting the phase of consenso. Perhaps there is an even stronger setback, which is the one against the secret services. The fascist secret services had a very strong network through Europe. The historical anti-fascists, socialists, liberals, actionists, were infiltrated by double agents. The spies had managed to carry out very effective operations. The insult to these secret services chasing him through all the Europe. Beffa questi servizi che lo inseguivano per tutta Europa. Parigi, Londra, Monaco, New York, la Svizzera. There is also the exile of anti-fascists and the traps of double agents and fascist hitmen. Dei doppio giochisti o dei sicari fascisti. Lauro makes a first attempt by taking an English plane. The first landing in Corsica to refuel ends badly. So England was no more useful for him. So he gets another plane back to Germany. Lauro spoke many languages. He introduced himself every time with a different name. He pretended to be an English industrialist who had to drop advertising leaflets over Barcelona. A romantic character. Perhaps out of time compared to the 30s. He had this anti-fascist secret society in Rome. Apparently, he was adhering to fascism until they found out him. A nice, romantic, funny, educated, ironic character. But flying over Rome, not even 30 years of age, he managed to accomplish the feat, but the attempt to come back in France to land in Corsica was practically impossible. So his aircraft probably got wrecked in the Tyrrhenian Sea. It crashed. Mentre sfracellato, caduto in mare, non è mai stato più ritrovato. This flight was a suicide mission. The chance of saving himself were very slim. Martin in Greek means witness, a witness of freedom, a young man who sacrificed his life, a fascinating life. Lauro had a great love for an American actress. He was a dandy. At one point, he had decided to make this grand deed of a demonstration. Flight to Rome did not cause the riot of the population against Mussolini. Like a slow seed, it gave birth to trees many years later. Lento ha generato poi degli alberi molti anni dopo. The ideal of freedom and liberation. He was connected to ideal of the Risorgimento, the Bosis said. Just as in the Risorgimento there were 10, 20 young people who died to teach Italians the way to national liberation, so now some young people must die to lead the people to freedom. Sa dove è Piazza De Bosis? No, non sono della zona. Piazza De Bosis, qua sta, oh.
Sa dov'è Piazza De Bosis? Sì, è qui. E sa chi era De Bosis? No, non esattamente. Era un... faceva parte dell'antica Roma, probabilmente. Sa chi era De Bosis? No, tipo un corridore. Ah, Dio! No, non lo so. Deduco sia un militare perché sono tutti marescialli, ma non ne sono... Guardi, devo scappare proprio, mi dispiace. De Bosis nel 1931 lanciò 400.000 volantini antifascisti su Roma. Ah. L'aveva mai sentito? No, mai sentito. È strano che questa piazza sia dedicata a un martire dell'antifascismo? Forse è strano perché c'era l'obelisco di Mussolini qua, eretto da Mussolini. Forse una scelta. Ah, ecco. Non so se è stato volutamente fatto all'epoca, chi scelse i nomi. Non so, può essere. Penso che la memoria storica del paese debba sempre contenere vicende felici, vicende meno felici e tracce del conflitto affinché la memoria non venga dispersa dalle nuove generazioni. In questo senso è imbarazzante non ricordare questo fatto storico. Poi possiamo anche abbozzare l'idea perché lui poi non... We can sketch the idea why he was not remembered in the post-war period. In short, he died in 1931, and the 30s are the period of full consent to fascism. Gli anni 30, no? Sono gli anni del consenso. L'atteggiamento. Admiring fascism while criticizing the excesses of fascism is meaningless. Quando si rompe l'incantesimo, l'opinione pubblica che si rompe. The hypnosis, the magic spell of fascism is broken with war. And then there's the resistance, the great Nazi massacres, the civil war. In the post-war period, the closest dead are Mott, Fossardiatine, the hanged partisans. Then, after the war, the study of history was recognized by sectors. The Sturzo Institute studied Christian Democrats. The Gramsci Foundation studied the communists. The socialists studied the socialists. Laura had no affiliations, no parties, therefore it was not remembered. But De Bosis deserves a place for his heroic action. Però sicuramente io credo che lui meriti un posto sia per l'azione che ha fatto eroica. Nel legge, neither law, no duty, no politician, no applauding people forced the order. Mi ha guidato. Conclusasi con la morte, lui scrisse questo. Before dying, De Bosis wrote these pages by hand, his spiritual inheritance, also edited by Ruth Draper. It is easy to read it on the internet. Gli anni a venire sembravano fiato. My future and my past felt like was the time. Gli anni dietro di me. De Bosis has the merit of understanding the current historical phase with foresight. Fascismo non può esistere. Fascism exists only for its excesses. I cosiddetti eccessi sono la sua logica. Lauro De Bosis. Dice, he says to the Italians, fascism is based on violence and it will lead to war. Ma è la violenza, la sopraffazione e la guerra. Una grande storia. A great love story. Icarus tells the truth of two crossed destinies. La storia della donna, the story of the loving woman loved, a free, charming, passionate, strong, independent, never conventional woman. We recall their love and their pain. Love and death bound them forever. The lady understood that he was going to die. The lady despaired, but she didn't stop him. Ruth Draper. Viene a Roma.
A theater actress considered the greatest in America comes to Rome. Si chiamava Ruth Draper. Ruth did a particular theater, stages monologues written by her, recited by her. She did 4 or 5 different voices and she was also the director. Interpretati unicamente da lei e faceva 3-4 voci, 3-4 personaggi in questi monologhi di cui faceva la regia, quindi una donna di un'indipendenza totale. Ruth comes to Rome and meets Lauro. She is 44 years old, he is 27. Between them, 17 years of difference. A 44-year-old lady in 30s is not a 44-year-old lady in modern age. A very strong love is born. Ruth was so dedicated to the theater that she hadn't had any love before Lauro. Ruth discovers love with this charming young man, a huge love. E nei 3 anni prima della morte di Lauro, in cui sono stati insieme, questo amore è stato grandissimo. Ruth was the rich, successful, related with Harry James. Ruth had just been in Dublin. She was sought after by all to the theaters of the world. Tutto il mondo teatro parlava del suo spettacolo. E quando Lauro muore, lei continua a fare teatro fino a... When Lauro dies, Ruth continued doing theater until the end in 1956. So Lauro was the first great, only and last love of her life. The Ruth Draper. Only few photos and many theatrical texts remain of Ruth Draper in those years. In fact, she had said no to the cinema, she had said no to Hollywood. But in Rome it is possible to look for some traces of that great love. Icaro, il volo su Roma. There are many places in the novel, real places to rediscover. I luoghi reali da ripercorrere, da riscoprire. All'Hotel de la Ville. Ruth Draper stayed at the Hotel de la Ville, a few steps from Piazza di Spagna, a little further down the street, a few minutes away, lived Lauro de Bosis. The family mansion was in the nearby street. The building completely renovated after the war. Today, units, different apartments behind the facade. To reach the woman he loved, therefore, de Bosis followed this road. Miraculously, a very rare record of those meetings has survived. Here is a love scene performed by Ruth Draper, a piece that we can listen thanks to the generosity of Susan Mulcahy and Paul Carter, custodians of the monologues recorded by the actress in time. And so here is the love encounter performed by Ruth Draper in Italian. Registrazione audio. Sì, allora dove ci incontriamo? Dove? Oh no, no, non mi piace, perché è troppo lontano. Ma sì, 10 minuti da casa mia, così perdiamo tempo. Allora, aspetta, pensiamo un po', troviamo un posto più vicino. Ah, c'è un'idea, il cortile del palazzo. Ma sì, tu lo sai, amore mio, nell'angolo del cortile. Sì, allora dopo possiamo andare sulla collina, nel giardino della villa, nel boschetto, come la prima volta. Ti ricordi? Sì. Come? Ah, non voglio dirlo, perché già l'ho detto. Ma sì, tu lo sai bene.
Ma sì. Un incontro furtivo fra amanti. A love meeting performed by the same actress who really lived a great love in life with the Italian poet, who would have sacrificed himself for the freedom of his nation. Incredible to hear the voice that take us back a century to the happy moments before the tragedy. Momenti felici prima della tragedia. L'aereo attraversa. Plane flies over Via del Corso, crosses Piazza di Spagna. Lauro De Bosis recognizes the roof of his family palace. Il nuovo mondo, the new world arises without borders, one world, di frontiere, uno ed uguale per gli uguali, equal for equal people, free for the free people, which surrounds populations consumed in hatred and violence, l'odio in una sola, one bright blue patria, immense nation, e immensa, il cielo, the sky is my kingdom, il cielo, ecco il mio regno. At the end of the 20s, when Lauro fled Italy because his secret association was discovered and he took refuge in Ruth's house in New York, these were the years of the transition from silent cinema to sound cinema. Passaggio fondamentale dal cinema muto al cinema sonoro. Racconto anche questo. A sparkling New York. There are Gershwin, Mickey Mouse, Coca-Cola, such a world. In quegli anni c'è Mickey Mouse, Bertone Animati, c'è la Coca-Cola, cioè un mondo così. A society of the roaring 20s and 30s that can tell Fitzgerald. In qualche modo lo paragono a una Roma. I compare this world to the fascist Rome of military parades, a gloomy and police town. Poliziesco. And there is a third town where Lauro will go, and it is Paris. Monaco, prendere l'aereo, che è Parigi, ovviamente. Lauro once discovered his friend are arrested and sentenced to 15 years in harsh prison. The mother is also arrested. What did the Alliance for Freedom Association do? In a somewhat naive way, he wrote anti-fascist leaflets and sent them anonymously by post. There were three friends. Erano in tre, i volantini antifascisti, e li infilavano in delle buste affrancate e li spedivano a dei personaggi in tutta Roma e tutta Italia, piano piano, che ricevevano questi volantini anonimi, e
cui veniva chiesto se condividevano le idee di fare una canzone. When he was discovered, he was in New York. He moves to Paris. He tries to contact the anti-fascists in France with the actionists and the socialists, but Italian anti-fascists are wary of Lauro De Bosis, partly because he had pretended to be a fascist in the past. Gli italiani a Parigi diffidano di lui perché non è conosciuto. Partly because they consider him a royalist, even if it's not true. Lauro finds work in a small hotel as a night receptionist, just him who was a dandy. And the hotel still exists. I went to see it. Sono anche andato a vedere, mi è capitato di andare a vedere, perché esiste ancora. While he works, Lauro with his bicycle goes to a small airport to learn how to drive small planes. He barely takes 10 lessons, got a patent easier, he buys a small plane. In the Paris of Cocteau and Josephine Baquer. Ci sono le riviste di Josephine Baquer, questa donna che racconta un po'. Io immagino che I guess Lauro and Luz meet Josephine, but the theaters were closed, they were easy to find. Ho notato che Rud Repe si esibiva al Teatro Dunò e il teatro di rivista di Josephine Baquer era a 200 metri. Facile che questi mondi intellettuali si siano di Pirandello, some year before the Nobel Prize, was also in Paris. Pirandello has taken a stand in favor of Mussolini. He hoped to get funding for his stage dramas, but Mussolini had given all the money to D'Annunzio. Pirandello, embittered, had retired to Paris. In France, he aimed to enter the cinema, but Pirandello can't. He experiences the situation in a dramatic way, and Pirandello was 400 meters from Lauro's hotel. E così via. Ed è anche lì, poi lavorando sulle mappe, sono accorto che il luogo dove era Pirandello era a 400 metri dall'albergo dove lavorava Lauro. Peraltro questo è sicuro perché c'è una lettera di Pirandello. Pirandello goes to see Ruth Draper. It is documented by a letter. Pirandello writes to actress Martha Abba. Do like Ruth Draper, dear Martha. Monologues are cheap and successful. Draper, theaters are full. You could make a lot of money, Pirandello wrote. Cocteau was probably inspired by Ruth Draper. Se Cocteau si possa essere ispirato. For the phone call monologue, a monologue by Cocteau that Anna Magnani will bring to Italy as the phone call. A woman alone talks to her man who is going to abandon her. It's the theater that Ruth Draper used to do. Era proprio il tipo di genere teatro che faceva. Even Ruth, who is not initially interested in politics, is involved and will remain committed to helping anti-fascists for years and years. Ruth is an emancipated woman. She had chosen to do theater against the wishes of her father, a prominent Manhattan doctor,
the doctor of high society. Ruth is the opposite of the fascist woman, who had to be a mother locked up at home, to have children or soldiers for the army. Così dire il medico dei VIP, diremmo oggi. Ed è proprio il controcanto alla donna che voleva il fascismo, l'angelo del focolare, chiusa in casa, che non doveva partecipare all'attività e fare tanti figli per creare soldati che dovessero combattere per la patria. Ecco, Ruth è proprio un modello di emancipazione Ruth totale. Doesn't depend on the family or on a husband. Quegli anni significava una forma di emancipazione forte, cioè non dipendere da una famiglia, da un marito per il sostentamento. Ma sì, è una Parigi meravigliosa in quel periodo. A wonderful Paris, like New York, crossed by innovations such as jazz music. And Paris is a free city, as always, and welcoming. Italian anti-fascists found a generous welcome from the French population. Hanno trovato aiuto a Parigi, un aiuto solidale da parte anche della popolazione. Rome, the midday blank shot. 5, 4, 3, 2, 1, per Santa Barbara, fuoco! Partito! In un angolo statue of Laura de Bozis is an almost forgotten corner of Rome. Il martire della libertà. Tutte le persone, comunque al di là delle proprie all the people sacrificed their lives for freedom during the Risorgimento, during the anti-fascism, during the resistance today. How many Laura de Bozis are there in the world? Needless to say, in countries where there is a struggle for the freedom of young people and women, and then Ukraine, in many places people lose their lives for the freedom of others, bright people, to be respected and remembered. La Costituzione. The Italian Constitution says that the Republic was born from anti-fascism. Tra le nubi fuggenti, rays of sunlight were raining through the clouds. I said to die. The word answered, or an echo in the heart answered, to die. And around the cypresses moved black. The mountains rose into the endless blue peace of the sky. Dell'infinita pace d'azzurro. Oh, breve piangevole favola. Oh, vita. Oh, short story. Oh, life. Fear of death? As long as there is life, we fight, and then peace. My destiny I want. Io voglio. Life has melted away. We don't look back. You were in the world, far away. Eri nel mondo, lontana. Youngest of seven brothers, had lost a brother in the First World War, an airplane pilot awarded with the medals for military valor. In the myth of Icarus, Lauro de Bozis wrote a tragedy in 1927. With this poetic composition,
In 1928 he won the top prize at the Literary Olympics in Amsterdam, although the bosses used a monoplane in his last flight. In the documentary it was decided to always show biplanes for iconographic coherence. Con doppie ali. Ruth Draper died in New York at the age of 72 in 1956 after a show in Broadway. Through her life she remained faithful to the memory of her only great love, Lauro de Bosis. Giovanni Grasso, author of Icaro, Il volo su Roma, is director of communication at the Quirinale Palace and the press advisor to the president of the Italian Republic, Sergio Mattarella. In addition to being a writer, he is also a television and theater author. Con Rizzoli, poco prima del romanzo storico Icaro, Il volo su Roma, è uscito Il caso Kaufmann, storia vera di una persecuzione anti-ebraica nella Germania di Hitler, portato sulle scene anche nella versione teatrale. Il romanzo più recente, sempre con Rizzoli, tuttavia, è Il segreto del tenente Giardina. Capitolo dopo capitolo, passato e presente, storia e invenzione letteraria si mescolano sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale. Eroismi, crudeltà, la dura vita nelle trincee, gli assalti alla baionetta e le decimazioni rivivono in presa diretta come in un film, attraverso un'indagine, un mistero e un amore. Come un seme gettato in un terreno fertile, Il volo su Roma ha generato effetti a distanza di tempo, dunque. Esistono perciò collegamenti fra il 1931 e noi, oggi. Fra il 1931 e il 25 aprile. Scopriamoli. Io sono nato il 25 aprile 45. 10 mesi dopo la liberazione di Roma, e probabilmente i miei genitori ci hanno pensato un momentino e hanno capito che veramente era finita a Roma. E il 25 aprile è importante, e è importante oggi più che ieri, perché il 25 aprile è il momento di rinascita del popolo italiano. Parla il professor Antonio Parisella, presidente del Museo Storico della Liberazione a Roma. Il 25 aprile, la Resistenza, l'antifascismo di Lauro de Bosis, Via Rasella, le fosse ardeatine, le polemiche. Ecco l'analisi di uno storico insigne. Quando si è polemizzato negli anni scorsi sulla morte della patria, il 25 aprile la testimonianza è che la patria è viva. E la patria è viva perché ci sono i partigiani e perché c'è anche il popolo. Non c'è solo la presenza dei partigiani che scendono a Milano, ma c'è l'insurrezione che c'è stata due giorni prima a Genova e poi è passata a Torino, e lì più che a Milano la presenza popolare si fa sentire proprio nel momento conclusivo. Altrove, come Roma, si è fatta sentire per tutto il periodo dell'occupazione. A Roma si dice che non vi sia stata insurrezione, ma a Roma non c'è un giorno, dall'8 settembre al 4 giugno, in cui a Roma in qualche modo non si facciano sentire. Roma seppe combattere i nazisti più e meglio di Parigi, di Atene, di Bruxelles, dice il professor Parisella.
non solo nei momenti più duri, più forti, ma a Roma sono sempre presenti. La popolazione di Roma ha reagito sempre con tante diffuse forme di lotta non armata che ha messo in moto in tutti i modi. Roma è stata vista più all'estero che in Italia come una esperienza fondamentale della lotta contro il nazismo. La Wehrmacht faticò per conquistare la capitale dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Ci sono i morti, ci sono mille persone che hanno perso la vita nel difendere Roma, dall'8 al 12 settembre, nei primi giorni, proprio subito dopo l'armistizio. È una delle città con Boves, con Barletta, con Piombino, dove immediatamente si reagisce all'occupazione, si reagisce combattendo insieme con i soldati, e poi dopo si ospitano i soldati, si tengono nascosti, e a Roma c'è un forte movimento che si chiama Fronte Militare Clandestino, che fa la resistenza insieme ai partigiani in maniera non armata, ma con sabotaggi, antisabotaggio, intelligence eccetera, contro i nazisti. Con le medaglie d'oro alle Ardeatine, il numero dei militari è altissimo. E poi c'è il letterato romano Lauro De Bosis, il poeta volante che beffò Mussolini nel 1931 a prezzo della sua stessa vita. De Bosis, un antifascista anomalo. L'antifascismo dobbiamo un po' distinguerlo. C'è l'antifascismo, il primo antifascismo. C'è l'antifascismo che nasce nei fatti, ci si ritrova di fatto antifascisti, e c'è l'antifascismo che è quello di chi ha imparato e interpreta l'antifascismo degli altri. Quello di Lauro De Bosis, come quello di Francesco Luigi Ferrari, come quello di Giuseppe Donati, quello di Giovanni Amendola, di Gobetti, è il primo antifascismo. Pensiamo a un intellettuale come Pirandello o come Toscanini, che inizialmente stanno lì e poi invece fanno le loro scelte. Del Noce dice: l'antifascismo è nobile, la resistenza è plebea. E lui per antifascismo intende Gobetti, Amendola, De Bosis. L'impresa di De Bosis, un seme che troverà terreno fertile. La resistenza fa diventare popolare la cultura dell'antifascismo. Questa è la cosa importante. Perché il 25 aprile è festa nazionale? Perché ha portato la cultura nazionale dentro le masse. Che prima era elitaria. Via Rasella, le Ardeatine, le polemiche oggi. Il professor Parisella così approfondisce, fuori da travisamenti e falsità. Che merita che si rifletta su Via Rasella e che si rifletta sulle fosse Ardeatine. Via Rasella, il 23 marzo del 44, l'azione dei partigiani. Nelle ore immediatamente successive, in fretta, in gran segreto, la rappresaglia, la durissima rappresaglia delle SS, la strage delle fosse Ardeatine. La prima considerazione da fare è ricordare che c'era una guerra in corso. C'era una guerra con gli alleati che non arrivavano, c'era una guerra con Kappler che sembrava aver vinto la partita. Quel disastro delle Ardeatine avviene perché c'erano i carceri pieni. Via Tasso traboccava anche per collaborazionismo degli italiani, perché 200 persone non superavano questa cifra, le SS che stavano a Via Tasso, su una città di 1.300.000 abitanti, al quale si era aggiunto circa 500.000 di profughi, di sfollati. Se non c'era una forma
di collaborazionismo era difficile tenerla, ma i romani non sono stati collaborazionisti. C'erano i collaborazionisti a Roma, ma non erano i delatori non erano come a Parigi. Anche in questo c'è una grande differenza. I delatori, i collaborazionisti di Via Lasso erano neanche 100 persone. E quindi quando si dice che gli ebrei sono stati deportati perché i romani li hanno denunciati, ma gli ebrei a Roma erano 10-12 mila, sono stati poco più di 2.000 quelli che sono stati deportati. E gli altri 8.000 chi li ha salvati? Sono salvati i romani, le suore, ma anche le madri di famiglia. Anche la mia famiglia l'ha salvata, una coppia di ebrei. La pressione da parte degli alleati perché a Roma ci fosse un'azione esemplare, un'azione che testimoniasse anche per le persone che combattevano in prima linea sul fronte di Anzio, che il loro sacrificio non era vano. C'era chi abitava lì vicino e aveva notato tutti questi movimenti di un reparto armato di SS, sia pure ausiliarie, ma sempre SS erano. Non prevedeva solo l'esplosione di un ordigno, il GAP erano tutti armati di bombe a mano e di pistole, per ingaggiare la battaglia, e l'hanno ingaggiata. Quello che fa diventare tragica, così in quella dimensione spaventosa, l'esplosione, è il fatto che gli effettivi del battaglione Bözen portavano addosso le bombe a mano e le cartucciere. Per cui, per simpatia con l'esplosione, molti sono morti per l'esplosione delle cose che avevano addosso. C'era una parola d'ordine che avevano i gappisti: siamo combattenti, non siamo assassini. Io poi li ho conosciuti tutti, uno per uno, ho parlato con loro. C'era solo una persona che giustificava tutto in tutti i modi. Tutti gli altri avevano dalla problematicità superficiale a dei profondi problemi con la propria coscienza durati per tutta la vita. Rappresaglia dell'attentato di via Rasella, le SS misero insieme 335 persone, le portarono qui alle fosse Ardeatine, periferia sud di Roma, e le uccisero una a una con un colpo alla nuca. Le Ardeatine, la polemica ha contribuito a travisare la realtà, certo, perché era 10 italiani per un tedesco. E non smettevano, essendo partigiani, essendo antifascisti, anzi erano a maggior ragione italiani. Però erano italiani che stavano combattendo contro i tedeschi e stavano dentro le prigioni dei nazisti. Oppure erano gli discriminati, erano ebrei, mancavano un certo numero di persone. E mettiamoci degli ebrei. Questa fu la... E gli altri erano tutti che stavano o a Regina Coeli o a Via Tasso, con motivazioni che quantomeno sospetti di attività contro i nazisti. I martiri delle fosse Ardeatine sono stati condannati a morte perché italiani, ha detto Giorgia Meloni, e perciò non perché antifascisti, né perché antitedeschi, dunque. Una impostazione che il professor Parisella confuta. Ecco, nella polemica la verità si fa a pezzi. Ognuno ce n'ha un pezzo. Erano italiani, certamente, anzi, quello che negavano i fascisti di Salò. I fascisti di Salò negavano che questi fossero italiani. I veri italiani erano loro. E poi c'è l'altra polemica, quella suscitata dal presidente del Senato La Russa, che ha tentato di declassare le SS morte in via Rasella a una banda musicale di quasi pensionati.
parole in parte ritrattate, ma che comunque hanno rimesso in campo un vecchio falso storico, quello su una presunta disponibilità dei tedeschi a fucilare partigiani al posto di prigionieri civili alle Ardeatine. Non è vero, ribadisce lo storico, i tedeschi furono tanto brutali quanto affrettati e non lasciarono scampo a nessuno. Ogni altra controstoria è dunque frutto di invenzioni e falsità, dice il professor Parisella. La storia falsa del manifesto che invitava a consegnarsi. Questo è il falso, ma c'è la sostanza. La prima cosa, se uno si consegna, a che cosa va incontro? Alla tortura, perché vogliono sapere chi siete, quanti siete, dove state, che cosa fate. Quindi la distruzione, chiamiamolo come qualcuno lo chiama, ma tra virgolette l'esercito partigiano. Tu non... E poi nessuno, non è da nessun posto, da nessuna parte è previsto che qualcuno che opera secondo una logica militare si consegna al nemico perché il nemico, per rabbonirlo, questo non esiste. 10 italiani per un tedesco non era mai stato da nessuna parte esplicitato alla popolazione che il rischio era quello. Si arriva a quella proporzione perché c'è una trattativa tra Roma e Berlino. Hitler partiva dalla distruzione dell'intero quartiere, un po' le proporzioni, i sovietici erano 100 in caso di rappresaglia, i polacchi 50, e di applicare quelle cose, e da Roma cercano di frenare Berlino e alla fine si accordano su 10. Con l'orologio alla mano, ancora non avevano, stavano quasi per cominciare le esecuzioni, ancora non avevano fatto l'elenco completo, tant'è vero che poi pasticciano, sbagliano e ce ne mettono di più. Questa è poi una cosa che a me, con molta tenerezza, piace sempre ricordare, che c'è una 336esima vittima di Ardeatine, una donna, che era una povera contadina che stava sopra alla cava, stava raccogliendo la cicoria. Una sentinella gli intima l'alt, ma lei era sorda e viene uccisa. Risuonano ancora le questioni della pacificazione. La pacificazione si pone dal dopo 25 aprile. L'amnistia Togliatti non è in sé un elemento negativo, ma l'amnistia Togliatti è una amnistia che azzera le cose. Non richiede la cosa fondamentale che c'è nel perdono, l'ammissione di aver sbagliato, quella che Mandela fa in Sudafrica. Mandela evita la più grande carneficina che ci poteva essere nel Sudafrica, tenendo conto della persona degli avversari, che se riconoscono di aver sbagliato vengono perdonati. In Italia non hanno chiesto che i fascisti facessero una presa di coscienza. E questa è una cosa grave. Questa è una cosa grave. Negli anni 50 c'era una polemica forte, c'era la cosiddetta terza generazione democristiana che guardava avanti. Il punto di partenza doveva essere il perdono. Don Primo Mazzovari, su Adesso, la rivista che pubblicava, dice sì, va bene il perdono, va bene la conciliazione, ma su che cosa? Sui valori umani dell'antifascismo. Se i repubblichini accettano i valori umani dell'antifascismo, possiamo riconciliarci, che significava negare quelli del fascismo. Ma questo in Italia non è stato mai fatto, non è stato mai, nessuno ha mai detto questa cosa, semplicemente era quello di due organizzazioni combattentistiche che si riunivano,
ragazzi si stringevano la mano e cancellavano il passato. E no, il passato bisogna ricordarselo, bisogna capire da dove siamo partiti, se no il valore civile non si fonda. L'ultimo capitolo ci manca per arrivare al nostro presente, per arrivare all'oggi, per completare il nostro viaggio iniziato nel 1931. De Bosis era consapevole che la sua missione era una missione disperata, che poteva quasi, diciamo, coincidere con una missione suicida, come poi è avvenuto, perché poi il carburante venne meno, lui stava rientrando verso Marsiglia e l'aereo è precipitato. Indagine su un antifascista anomalo. Lauro De Bosis, il poeta volante, nel 1931 aveva previsto una fine tragica. Lanciare 400.000 volantini sulla testa di Mussolini a prezzo della propria stessa vita. Perché farlo? Per eroismo? Per disperazione? Tanti gli interrogativi. Affrontiamo l'enigma con uno degli storici più illustri, il professor Miguel Gotor, autore per Einaudi del saggio L'Italia nel Novecento, docente di storia moderna all'Università Roma Tor Vergata, famoso per l'analisi delle lettere dalla prigionia dello statista Aldo Moro, ha analizzato un secolo di storia tra antifascismo, neofascismo, postfascismo. Anche nel libro Generazione 70, sui cosiddetti anni di piombo, arriveremo per punti fino al nostro oggi, al nostro presente. Con il professor Gotor affrontiamo dunque in questa intervista un'ampia arcata storica, partendo dal 1931 di De Bosis e dal suo atto estremo, segno di una volontà politica, sintomo di un antifascismo come consapevolezza. Quindi direi c'è la consapevolezza che è necessario mostrare nel cuore del fascismo, siamo nel 31, che l'antifascismo esiste, che c'è un'Italia che resiste ed è disposta a farlo anche a sacrificio della propria vita. Enigma De Bosis, un'impresa eroica consapevole fino alle estreme conseguenze, tuttavia con cupe premonizioni. De Bosis poeta nel 1927 aveva composto il dramma Icaro, la vicenda del mitico giovane morto precipitando in volo. E nel 1931, poco prima del volo su Roma, aveva scritto Storia della mia morte, quasi un suicidio annunciato. Come un suicidio annunciato attraverso l'arte, attraverso la poesia, fu nel 1938 quello di un'altra giovane poetessa, la milanese Antonia Pozzi. Anche negli scritti della Pozzi il senso di soffocamento, di disperazione. De Bosis Pozzi, per alcuni aspetti, due drammi paralleli. La poetessa Pozzi, nel suo atto di suicidio, nel biglietto d'addio ai genitori, parlò di un atto di disperazione mortale. Papà e mamma, carissimi, non mai tanto cari oggi, voi dovete pensare che questo è il meglio. Ho sofferto. Fa parte di questa disperazione mortale anche la crudele oppressione che si esercita sulle nostre giovinezze sfiorite. E non piangete.
perché ora io sono in pace. La vostra Antonia. Ora io l'accostamento lo vedo con una qualche difficoltà, perché l'azione di De Bosis è politicamente più consapevole, più cosciente, più programmatica. E un giorno, nuda, sola, stesa supina sotto troppa terra, starò quando la morte avrà chiamato. Ed è un'azione che può implicare la perdita della vita. È quella della poetessa Antonia Pozzi. Vorrei imparare a scrivere in prosa. E con questo intendo tutto un nuovo modo di vedere la vita, più sano e più concreto. Non è detto che poi non debba tornare alla poesia, ma forse sarebbe una poesia più completa, non soltanto un'evasione, ma una comprensione. Credo che è più dentro una sfera di tipo esistenziale, psicologico, di un dramma personale. Restare a notte, stesa nel prato, con le vene vuote, le stelle, a lapidare imbestialite la mia carne disseccata. Morta. Nei prati intorno all'abbazia di Chiaravalle, appena fuori Milano, si tolse la vita ad appena 26 anni d'età Antonia Pozzi, la poetessa, in quegli anni 30 attraversati da tante vicende drammatiche di antifascismo. L'antifascismo, soprattutto negli anni 30, ha delle forme plurali. C'è un antifascismo esistenziale che è costretto alla dissimulazione, c'è un antifascismo legato ai partiti, ai sindacati che vengono soppressi e che sono costretti all'esilio. Certo De Bosis, che aveva fondato l'Alleanza Nazionale per la Libertà con un suo caro amico Mario Vinciguerra, che nel 30 viene smantellata, affida il proprio impegno politico a un'azione individuale, quella che compie, no? Aggirando la contraerea di Balbo, proprio forse per timore che invece una forma più organizzata possa essere una forma più facilmente identificabile dall'ovra e dalla polizia di regime. Il volo su Roma non era un suicidio, dunque, ma derivava da un calcolo lucido. Per De Bosis, soltanto un'azione individuale poteva raggiungere l'obiettivo. Bisognava agire da soli, anche pagando con la vita. La pervasività del fascismo e il controllo soffocante della polizia segreta consentivano soltanto una protesta individuale, solitaria, sacrificale. Questa può essere una ragione che lo porta poi a compiere questo gesto esemplare, questo gesto e questo atto unitario, che noi, guardate, ricordiamo a distanza di tanti, tanti anni, l'ha fatto con un bel libro Giovanni Grasso, proprio perché ha la forza di questa sua unicità. Naturalmente è esistito anche un antifascismo che ha trascorso i suoi anni in prigione, al confino, la propria migliore gioventù costretta nei carceri o in isole distanti, sperdute, con condizioni di vita estremamente faticose, quindi abbiamo una pluralità di facce. Quella di De Bosis si distingue per l'unicità e l'energia del suo atto. Ma De Bosis appunto muore nel 31 e gli anni 30 vedono il punto più alto del consenso coatto, estorto, costruito con attività di propaganda molto forte. Del consenso che il regime ha avuto presso ampie fasce di italiani. Di conseguenza il suo atto, oggi noi tanto più lo ricordiamo quanto più allora fu un atto non solo
isolato ma anche schiacciato dalla propaganda fascista. E proprio quanto più è stato schiacciato, direi tanto più oggi è in grado di brillare. Poi la sua figura nel corso dei decenni è stata riscoperta, ha goduto di una certa fortuna, si è creato un piccolo mito, quello che avrebbe voluto che nel 1956 la sua compagna, al momento della morte, avrebbe ordinato di spargere le proprie ceneri. Del Mediterraneo, del Mar Tirreno, dove si presume che l'aereo di De Bosis sia inabissato. Ecco, in realtà non è stato così, questa è stata una favola che ha accompagnato e che si ritrova presente in tanti siti, una bella favola romantica. In realtà Giovanni Grasso nel suo studio ha dimostrato che Ruth Draper, la donna che era la compagna di De Bosis, poi insomma è stata seppellita in un regolare cimitero. Però questo, diciamo, è soltanto una riflessione che accompagna poi invece la costruzione postuma e successiva durante l'Italia repubblicana del mito di De Bosis, della figura di De Bosis, dell'atto coraggioso che gli ha compiuto. Arrivò il 1940, la guerra, i dolori, le distruzioni. E poi il 1945, le speranze, le ricostruzioni. Fascismo, antifascismo, postfascismo. In questi documentari intorno a Lauro De Bosis riemerge la questione della pacificazione. Pacificazione fra chi è rimasto legato a Mussolini e chi invece l'ha combattuto. Nel 1946 la svolta arrivò con la cosiddetta amnistia Togliatti a favore degli ex fascisti. Quasi un colpo di spugna sui crimini di guerra? O piuttosto una riconciliazione fra italiani, tra fascisti e antifascisti? Ah, io sono consapevole delle polemiche che accompagnarono la cosiddetta amnistia Togliatti, che allora era guardia sigilli, ministro della giustizia, perché sono polemiche che scoppiarono da subito, soprattutto all'interno del mondo socialista, del mondo azionista. Più correttamente io credo che sia importante intanto parlare di un'amnistia De Gasperi Togliatti, perché è un provvedimento così importante, non può essere un provvedimento che viene preso senza il pieno consenso e la volontà del Presidente del Consiglio di allora. Io sono fra quelli che ritengono che l'amnistia di Togliatti fu un provvedimento lungimirante e politicamente necessario. Bisognava costruire un nuovo Stato democratico, e non si poteva fare contro quei tanti giovani e quei tanti pezzi dello Stato che erano stati affascinati o dal fascismo o erano stati parte del cosiddetto regime fascista. I problemi ci sono stati e hanno riguardato un'applicazione eccessivamente estensiva di questa amnistia. Faccio notare che comunque come guardia sigilli Togliatti successivamente al provvedimento si dimise e quindi l'applicazione estensiva di questa amnistia poi, come dire, va assegnata in capo al governo di allora, al governo De Gasperi. Su questo è vero che c'è un punto di criticità e che è giusto anche a distanza di tanti decenni segnalare. Guerra dopo guerra, tante le ferite rimarginate, ma il dibattito storico deve andare avanti. Il momento, diciamo, in cui è iniziato un itinerario post-fascista della cultura fascista italiana, credo che vada spostato più avanti ed è importante il contributo che ha dato Gianfranco Fini, che veniva da quella storia, era stato il delfino di Giorgio Almirante, che era stato segretario del Movimento Sociale Italiano. Il momento più significativo è certamente la cosiddetta svolta di Fuggi del 94, dove Gianfranco Fini, nel momento in cui fonda Alleanza Nazionale, fa delle dichiarazioni molto forti e molto serie.
invita i contraenti il nuovo patto politico, scrive, ad abbandonare la casa del padre. Il riferimento era il riferimento al fascismo italiano e si riconosce esplicitamente in un orizzonte di valori antifascisti che sono collegati alla resistenza, alla Costituzione e alla nascita della Repubblica. L'antifascismo dunque come presa di coscienza, come punto di arrivo, pur fra percorsi molto diversi l'uno dall'altro. Siamo partiti dal 1931, da De Bosis, dal suo antifascismo anomalo, solitario, fuori dai partiti, fuori dagli schemi formali. Abbiamo osservato come la questione esistenziale possa evolvere in forme diverse, come coscienza democratica o lotta politica. Tuttavia anche il fascismo si ripropone in forme differenziate nella storia, a partire dal fenomeno del neofascismo che ha segnato i cosiddetti anni di piombo, insanguinati pure dal terrorismo rosso di sinistra. Gli anni 70 purtroppo sono stati l'esplosione di un nuovo fenomeno che va derubricato sotto la categoria di neofascismo, nel senso che si strutturano delle organizzazioni, alcune delle quali praticheranno la lotta armata, il terrorismo e, ebbene, non dimenticarlo, lo stragismo. Enigma 900, l'indagine storica di questo documentario attraversa l'Italia e tocca anche Piazza Fontana a Milano, luogo simbolo del periodo delle stragi. Cioè tra il 69 e il 74 abbiamo in Italia una serie di stragi la cui matrice è sicuramente una matrice neofascista. I fascismi recenti dunque, sotto forma di stragismo o razzismo, antisemitismo, suprematismo, autocrazia, l'enigma 900 perciò permane. Ma questi argomenti escono dalla questione dell'antifascismo anomalo, titolo del presente documentario. Per concludere, va segnalato il dibattito sempre più articolato e profondo fra storici, studiosi, istituzioni, cittadini, al punto che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in modo ricorrente, torna sui nodi della nostra storia con puntualizzazioni o con nuove visioni, come quando ha sottolineato la capacità reattiva della democrazia anche nei momenti più difficili. Ha colpito anche a me questa riflessione del presidente Mattarella, che condivido in pieno, nel senso che noi siamo spesso eccessivamente indotti a concentrarci sulla parte destruenza, che naturalmente ci fu, della violenza politica, della lotta armata, dello stragismo, del terrorismo che hanno caratterizzato gli anni 70. Però è giusto sottolineare che c'è stata un'Italia che ha resistito, un'Italia democratica che non scelse l'avventura. I partiti di massa seppero fare fronte, i sindacati svolsero una funzione importante seppero fare argine, direi anche il ceto imprenditoriale, in maniera diffusa la classe dirigente del paese, che ben vedeva la grande energia di destabilizzazione che l'Italia subiva, ma appunto ha ritenuto che fosse più importante difendere la democrazia, difendere le istituzioni repubblicane. Mi viene in mente un po' la canzone di De Gregori, no? Viva l'Italia che resiste nella notte triste. È stata una notte triste, sicuramente. La memoria ci porta a Bologna, alla strage, alla stazione. Agosto 1980, 85 morti, oltre 200 feriti. Però dentro questa notte triste bisogna ricordare quella luce di quanti hanno continuato a fare il proprio dovere, di quanti non si sono sottratti fino all'estremo sacrificio e di quei corpi sani della nostra patria che appunto hanno resistito e a un'offensiva destabilizzante, feroce e prolungata nel tempo. Quindi io sono
particolarmente soddisfatto che il Presidente della Repubblica lo abbia ricordato in un momento importante come il 9 maggio del 2023, in occasione della giornata che ricorda le vittime del terrorismo in Italia. Ed è bene che anche nel proseguio di queste attività di ricordo e di memoria pubblica, che sono fondamentali, secondo me ci sia un accenno a questa capacità costruttiva delle parti migliori del nostro Paese. Questo non significa, lo voglio sottolineare, che quella destabilizzazione feroce continuata, lo stragismo neofascista, gli attentati in serie del Partito Armato non abbiano condizionato la qualità della nostra democrazia. L'hanno condizionata, l'hanno fatto in profondità, hanno aumentato la sfiducia tra cittadini e istituzioni. Questo c'è stato. Però dobbiamo anche ricordare, io credo, questa parte invece positiva che ha prevalso e ha vinto. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta, almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al la bomba. Fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Il servizio d'ordine, venite sotto il palco! State calmi! Portatevi alla sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! State calmi! Lavoratori, lasciate il passo alle macchine per il soccorso.